Allora, Percy Bysshe Shelley è insieme a Lord Byron il più grande esponente della cosiddetta seconda generazione di poeti romantici inglesi. A differenza dei predecessori Wordsworth e Coleridge, che costituivano la cosiddetta variante inglese, quelli che avevano trattato il tema del rapporto uomo-natura devastato dalla rivoluzione industriale, Shelley e Byron tornano nell'alveo dei poeti romantici europei e quindi si occupano, proprio come nel resto d'Europa, di ideali come libertà, uguaglianza, fraternità, cosmopolitismo, eccetera. Ed in particolare il diritto del singolo individuo di coltivare il proprio talento, il proprio spirito, il proprio geist, il proprio daimon liberamente. Vi ricordo che ai romantici piacevano i giardini non squadrati, i romantici amavano vedere la natura svilupparsi senza una guida, senza un binario. Amavano questi cespugli frastagliati perché secondo loro la natura deve potersi esprimere liberamente, come la natura umana ed in particolare come la natura di un poeta che, a differenza di quello che i cosiddetti neoclassici e neoclassicisti su tutti Winckelmann, a differenza loro che invece dicevano ci sono dei canoni estetici. Tu puoi esprimerti, ma a condizione di stare in quel canone, secondo i romantici, questa non è poesia, questa è imitazione. Io non devo imitare i classici, ma io devo esprimermi liberamente. Pensate che questo non venga esteso all'idea di popolo? Certo che viene esteso all'idea di popolo, a maggior ragione un popolo deve poter esprimere il proprio geist, il proprio daimon liberamente. Quindi è normale che un altro tema, major theme della poesia romantica fosse il patriottismo. D'altra parte, se nasce in Germania, paese tra l'altro che all'epoca non esisteva ancora in maniera unitaria, ma aveva ancora semplicemente la lingua ad accomunare tutti quegli ex principati, feudi, il più importante dei quali la Prussia sarebbe poi diventato la Germania con Bismarck e con gli Hohenzollern, ma questo lo studierete tra un po'. Allora, quindi è normale che nasca in Germania. E come è normale che i poeti romantici inglesi Shelley e Byron avessero una predilezione per paesi come l'Italia e la Grecia, che non erano ancora costituiti come nazione libera, ancorché erano la culla della civiltà. Per cui il paradosso di avere la Grecia e l'Italia, quindi la Grecia e Roma, ancora soggette alla dominazione straniera, quella ottomana nel caso della Grecia, e una serie di dominazioni francese, borbonica e via discorrendo, austriaca, l'Italia era insopportabile per questi poeti romantici, anche se inglese, quindi se vogliamo potevano essere noncuranti del destino italiano e greco. E invece Byron, per esempio, scelse di andare a combattere, lui che era claudicante, lui che aveva un handicap, un'invalidità fisica, seppur parziale, ma comunque gli impediva di andare al fronte, e lui disse: voglio andare a combattere per l'indipendenza greca, Grecia che lui in realtà non raggiunse mai perché fu ucciso da una febbre malarica nei pressi di Missolonghi, quindi non era ancora arrivato sul fronte di guerra, morì insomma per una febbre malarica. Però i greci hanno sempre apprezzato questo, tant'è che si dice che il suo cuore sia seppellito in Grecia, mentre naturalmente Byron, come gli altri poeti, hanno il loro Poets' Corner in Inghilterra, ma il cuore di Byron è in Grecia, come se vogliamo quello di Shelley è in Italia in qualche modo. Allora, perché, e tra l'altro tutti questi poeti hanno risieduto
a Roma, se non erro, accanto a Trinità dei Monti dovrebbe esserci la casa che era stata di Shelley, ma potrei sbagliarmi, andate a controllare magari. Insomma, c'è la residenza romana, come c'è stato anche il periodo romano e napoletano di Leopardi, così c'è stato il periodo romano anche di Byron Shelley e anche John Keats, che è il poeta tardo romantico che chiuderà il nostro ciclo. Nomini Shelley e nomini l'anarchia, perché Shelley, se lo potessimo in qualche modo, se potessimo scrivere un epitaffio, come dice Thomas Gray, sulla lapide di Shelley, noi dovremmo scrivere: lui detestò tutto quello che rappresentava il potere, l'autorità. Lui ha sempre combattuto il potere e l'autorità. Ha scritto quindi contro ogni forma di tirannia. Il che dovrebbe ricordarvi l'italiano che per primo scrisse delle tragedie antitirannica come Vittorio Alfieri, che non a caso insieme a Parini si merita una bella menzione nel Dei Sepolcri di Ugo Foscolo, perché sia Parini che Alfieri, ciascuno con i suoi strumenti, cioè la satira e la tragedia, ma entrambi raggiunsero lo stesso risultato, cioè dare un po' un booster di un'iniezione di orgoglio italiano negli italiani che allora erano sottomessi. Sono tutti e due sepolti in Santa Croce a Firenze. Dante no, Dante là fuori, Dante sepolto a Ravenna, lui era esule, però comunque è come se idealmente ci fosse in Santa Croce, quella che Foscolo chiama l'urne dei forti, per cui è quella un po' questo altare laico, beh, non mica tanto laico perché comunque è una chiesa, però diciamo è anche il tempio laico dell'italianità, mettiamola in questi termini. Quindi a che servono le tombe dei grandi? A solleticare l'italianità, potremmo dire. Un'altra cosa che accomuna Alfieri e Shelley. Alfieri, tra le altre tragedie, aveva scritto Mirra, che, come possiamo vedere qui da Wikipedia, tragedia incentrata sul sentimento incestuoso che prova la giovane Mirra nei confronti del padre Ciniro. In realtà poi si scopre che è stata Venere in persona a punire Mirra per averne oltraggiato la bellezza in un tempio a lei dedicato. Allora, per punizione, fece sì che lei, tra l'altro, era la mamma di Eros. Non ci dimentichiamo che il colpevole Cupido, Eros, dei nostri innamoramenti, è il figlio di Venere. Lui che scocca queste frecce a caso, proprio ad indicare questo processo a caso che è l'innamoramento. Allora, Venere, diciamo, punì Mirra condannandola ad un amore impossibile. Infatti, Mirra maledice se stessa, maledice il fatto di essere nata figlia dell'uomo che amava, il fatto che quest'uomo che amava fosse già sposato, se non che colui. Colei con cui era sposata la sua madre, quindi pensate un po' che intreccio che sembra quasi anticipare quello, anticipare in realtà il complesso di Edipo, la storia di Edipo e Laio, la conosciamo bene, l'Edipo re, per cui anche in quel caso avremo questa situazione conflittuale. Cosa c'entra con Shelley? Shelley scrisse un dramma in versi che si chiama I Cenci. Di regola si dovrebbe dire The Cencis, però lui non ha voluto offendere, diciamo, il cognome italiano, sì, italiano, perché questo dramma in versi ambientato nello Stato Vaticano, nello Stato della Chiesa, ai tempi di, perché esisteva già naturalmente lo Stato Pontificio, che tra l'altro fu l'ultimo a cadere, perché dobbiamo aspettare la breccia di Porta Pia per completare l'Italia, no? E ridurre il Papa negli 0,6 chilometri quadrati, che è il suo Stato assoluto, perché il Papa è sovrano assoluto. Anche in The Cenci c'è una storia incestuosa padre-figlia, però in questo caso la figlia era vittima dei desideri proibiti di suo padre e per liberarsene lo fece uccidere. Pagò dei sicari per liberarsi da questo tormento di essere vittima
queste, chiamiamole, attenzioni del padre. Cosa c'entra con l'anarchia? Se ne serve Shelley per mettere in scena tutto un processo ai danni di questa ragazza. Vediamo se molto velocemente riesco a trovarlo, in modo che... Allora, quindi ambientata a Roma, naturalmente il solito meccanismo per evitare, diciamo così, la censura, ambientata a Roma, ma nel 1500, quindi un po' come se uno dicesse ogni riferimento a fatti, a persone al momento esistenti è puramente casuale. Ecco Beatrice Cenci, vittima di queste attenzioni incestuose da parte del padre. Lei commetterà parricidio, anche se in realtà, eccola, un possibile ritratto di Beatrice Cenci. In realtà, quando verrà portata in tribunale, il Papa in persona si opporrà ad una forma di amnistia, vogliamo dire, una forma di riduzione della pena data la gravità. È vero, è grave il parricidio, ha ucciso suo padre, bene, ma il padre abusava di lei. Per cui queste sono quelle, avvocato, come le vogliamo definire, attenuanti generiche, è un attenuante, attenua la colpa e quindi dovrebbe attenuare. Sempre quando sono qui mi capita di parlare di diritto, mi fa piacere che abbiamo subito qua l'avvocato a cui chiedere conforto. Allora, voi direte, ma cosa c'entra con l'anarchia? C'entra in molto. Chi ho nominato? Il Papa. Il Papa che nel suo stato, ancora oggi, 2023, è sovrano assoluto, non ha avuto l'intelligenza, la giustizia, il senso di giustizia che magari avrebbe avuto Salomone, nel dire, è vero, ha commesso parricidio, ma ci sono delle attenuanti. E quindi, dice Shelley, questi tiranni sono tutti così. Quelli che detengono l'autorità sono tutti uguali. I tiranni non sono mai illuminati. E quindi non dico che meritano di morire tutti, ma sì, lo dico, meritano di morire tutti. Quindi, ancora una volta, giustificazione del tirannicidio. Ditemi un po' se non è alfieriana questa cosa. La troviamo anche in Shelley. Shelley che dove aveva formato questo suo sentiment anarchico? L'aveva formato a casa di un grande filosofo anarchico come William Godwin, del quale si innamorò della figlia. Il problema è che Shelley era già sposato, ma nessun problema. Mandò una lettera alla moglie dicendole "You're not my wife anymore", quindi chiuso, avvocato, divorzio non breve, lampo, quindi divorzio lampo, non sei più mia moglie, fine. E Mary Godwin, che poi verrà chiamata Mary Shelley, voi la trovate nominata in tutte le storie della letteratura inglese come Mary Shelley, perché acquisisce il cognome del marito, per lui lei era la seconda moglie, famosissima perché per essere l'autrice di Frankenstein or The Modern Prometheus, questo romanzo quasi fantascientifico ante litteram, per l'epoca la si può considerare fantascienza, una storia nella quale uno scienziato assembla delle parti di cadavere, le collega con degli elettrodi ad un parafulmine che nel frattempo era stato scoperto, inventato, come il potere delle punte, come la densità superficiale di carica, come il campo elettrico, come il campo magnetico. Questi sono gli anni
il terzo, secondo decennio dell'Ottocento, in cui lavorano tutti quei fisici e chimici che voi state studiando. Cioè, se uno andasse a cercare quando sono vissuti Faraday, Clausius, Kelvin, Bohr e via discorrendo, sono tutti di questo periodo, per cui quando all'epoca si cominciò a sentir parlare di interazione a distanza, corpi che si attraggono e respingono senza che siano posti a contatto, addirittura un italiano come Galvani che collegando una rana morta a degli elettrodi ne apprezzò il movimento delle zampe posteriori. Questo all'epoca noi sappiamo perfettamente come funziona il neurone, noi sappiamo che anche noi ci muoviamo con degli stimoli che passano un po' per via elettrica e un po' per via chimica. Voi sapete che ci sono una parte della trasmissione nervosa che è chimica e una parte che è elettrica lungo il neurone, che è come se fosse un filo che non è scoperto perché c'è tutta la guaina mielinica, l'assone, insomma, lo sapete perfettamente. Poi ci sono i gangli, lì invece il passaggio è come se ci fosse una liana di Tarzan che passa da neurone a neurone, che non è invece elettrica, ma è di natura chimica, quasi ormonale, per cui è lì che io vado ad inibire, no? Con i FANS, con tutti i farmaci che in qualche modo stoppano quella trasmissione, gli antinfiammatori praticamente. Allora, quindi per l'epoca era fantascienza immaginare di dare vita ad un corpo morto collegandolo ad un parafulmine. Conosciamo, penso, un po' tutti questa storia noir, gotica, del cosiddetto mostro di Frankenstein. Beh, la madre del mostro di Frankenstein, di questo racconto, di questo romanzo, che ha un sottotitolo molto particolare, Un moderno Prometeo, e vi invito ad andare a collegarvi subito alla mia video lezione su Prometheus di Lord Byron, per capire come mai questa passione per Prometeo in tutti i romantici. Lo stesso Shelley scriverà un altro dramma in versi chiamato Prometheus Unbound, il Prometeo liberato. Prometeo fu condannato, o Prometeo alla greca, fu condannato da Zeus a essere per l'eternità, lui che era un titano, quindi era immortale. Era immortale, ma aveva guardato con simpatia noi mortali, al punto che quando il fratello Epimeteo, che era incaricato di distribuire le virtù a tutti gli esseri viventi, allora lui diede la velocità alla gazzella, la forza al leone, Epimeteo, Epi, superficiale, non ci aveva pensato a tenere in serbo qualcosa per noi. Quando arrivò il turno dell'uomo non aveva niente da dargli, quindi l'uomo si sarebbe estinto. Allora Prometeo, il fratello intelligente, Prometeo, quello che guarda avanti, quello previdente, provvidente, di notte, mentre tutti dormivano nell'Olimpo, rubò il fuoco, che potete interpretare come fuoco fisico, la scoperta del fuoco, che in effetti salvò l'uomo dalle aggressioni delle belve. Le prime armi dell'uomo furono chiudersi nelle caverne e accendere un fuoco, perché altrimenti l'uomo era sotto scacco continuo da parte dei lupi, di tutte le bestie feroci. Però fuoco che può essere anche interpretato come il fuoco dell'arte, il fuoco della tecnica, quel fuoco che è un po' come se fosse la scintilla divina dentro di noi. Quindi ecco perché Prometeo poi diventa un personaggio amato da tutti i romantici, perché è in particolare da Shelley, perché Prometeo aveva disubbidito. Prometeo è disubbidiente, disubbidisce, cioè vedendo l'ingiustizia che era stata fatta verso l'uomo, anche se lui poteva infischiarsene, perché tanto lui non era umano, lui era titanico, però si muove a pietà verso le creature, gli antropoi, come direbbero i greci, verso
gli esseri umani, e disubbidisce al padre di tutti gli uomini e tutti gli dèi, Zeus. Questo atto di disubbidienza sarà per lui motivo di pena eterna. Però per i romantici questo era fantastico, quindi era un eroe. Per i romantici era un eroe. Allora, la prossima volta analizzeremo l'Ode al vento dell'Ovest di Shelley, che è una vera preghiera laica nei confronti di tutte quante quelle forze invisibili che Shelley evoca, ma in realtà sono delle forze invisibili come il vento. Il vento è una forza invisibile. Lui sarà innamorato nel vedere come una forza invisibile abbia degli effetti visibili, le onde del mare, le nuvole che si muovono, le foglie morte che tornano a volare, l'aquilone, ed è come se il poeta dirà, e poi soprattutto il vento è libero, il vento è libero, il vento è inafferrabile, l'aria, il vento appartiene all'aria, al regno dell'aria. Se c'è una cosa che tu non puoi ingabbiare, quella è l'aria. L'aria, lo spirito, d'altra parte, anche quando nella Bibbia in greco si dice come risorgeremo, quando risorgeremo, risorgeremo con un soma pneumaticos, fatto d'aria, no? Pneumatico, pneumologo, cioè con un corpo d'aria. L'aria è il simbolo per eccellenza di ciò che vola, ciò che non puoi trattenere. Shelley, vi dico solamente questo, dopo averlo invocato, dirà: perché non mi porti via con te? Perché non mi sollevi? Perché non mi porti via da qua giù? E non mi sollevi al di là di questa dimensione terrena, terrestre, materiale che mi costringe qua giù, chiudo davvero dicendo che in fondo è la stessa tensione che c'è nell'infinito di Leopardi. Io chiudo gli occhi e anche se non li chiudo, me li chiudono quella siepe e quel colle. Perché tanto anche se li tengo aperti io non vedo l'orizzonte perché ho la siepe e il colle davanti a me, e per il fatto stesso che i miei occhi me li chiudano gli elementi che sono intorno a me, io immagino, mi fingo. Cosa mi fingo? L'infinito, che non posso che immaginarmi ad occhi chiusi. Allora, ma anche Leopardi ad un certo punto viene costretto a ricadere giù per terra, ricade giù per terra. E lo stesso fa Shelley, lo stesso fa Shelley, quando in questo momento di, come fa Leopardi, io nel pensier mi fingo, eccetera, così dice Shelley: ah, se io fossi una foglia morta che tu possa trasportare, se io fossi una nuvola veloce per correre con te, se io fossi un'onda per condividere l'impulso della tua forza, meno libero solo di te, oh uncontrollable, se io fossi ancora come un ragazzo che corre dietro l'aquilone, quindi perché non mi sollevi? Perché dice sollevami? Sollevami come un'onda, sollevami come una foglia, sollevami come una nuvola, ma ecco, cado, precipito. E dove precipito? Sulle spine della vita. E sanguino. I fall upon the thorns. Le spine. E non vi sembra Leopardi quando sta iniziando a viaggiare, poi però odo stormir di fronde. Leopardi sente il rumore del vento nel cespuglio accanto e riapre gli occhi e dice: un attimo, ma io stavo sognando. E
si guarda di nuovo intorno e dice: ah no, sono ancora qua giù, credevo di volare, invece sono ancora qua giù. E lo stesso accade a Shelley quando dice: sollevami, voglio, dice addirittura, c'è un'altra cosa stupenda che dice, perché non suoni su di me? Perché non mi usi come uno strumento a fiato? Tu che sei spirito, suonami, make me the lyre, suonami come se fossi la tua tromba, fai di me la cassa di risonanza attraverso la quale tu passi e suoni. E cos'è la melodia che tu suoneresti? È una melodia di libertà, perché tu sei libero. E lui dice: sii tu, be, quello è imperativo del verbo essere. Sii tu, o fiero spirito, il mio spirito. Sii tu me, o forza impetuosa, cioè prendimi, fammi tuo, smaterializzami e sollevami come hai fatto con l'onda, con la foglia morta, con la nuvola, sollevami, portami con te, però appunto cado sulle spine della vita. Potrebbe sembrare un finale triste, e invece no, perché Shelley ci lascia con una promessa messianica. Intanto dice: fa di me the trumpet of a prophecy, fai di me la tromba di una profezia. Quale profezia? Il vento dell'O, cosa sta arrivando da ovest? Arriva la libertà, arriva una vita nuova. Oh winds, che qua dovrei, state attenti alla pronuncia. If winter comes, can spring be far behind? Oh vento, se arriva l'inverno, può sembrare il bicchiere mezzo vuoto, ma quanto può essere lontana la primavera? Non è lontana. Quindi tu, vento, sei in realtà, come lo definisce all'inizio, distruttore e conservatore. Tu distruggi portando via il vecchio, l'ancien régime, tu lo distruggi per proteggere, paradossalmente. Come la natura continua perché distrugge il vecchio, noi compresi, quando non siamo più buoni per riprodurci e difendere i nostri figli, la natura ci toglie la sessualità, ci toglie l'aggressività, ci fa malare e ci fa morire. Non le serviamo più. Non le serviamo più. Avanti un'altra generazione. Avanti un'altra generazione. E poi un'altra. E poi un'altra. E poi un'altra. Questo è quello che con Leopardi chiamerete concezione meccanicistica della natura. Ci torneremo. Ma il vento dell'ovest distrugge per preservare, distrugge il vecchio. E il vecchio politico, il vecchio politico. Ma il nuovo sta arrivando.